Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera! Benvenuti in questa piccola nuova, piccola, relativamente lunga, probabilmente nuova serie, dove andremo a vedere uno per uno tutte le creature del gioco. Vedremo, sarà una piccola guida alla doma e all'utilizzo di tutte le creature del gioco. Dalla più piccola alla più grossa, dalla più debole alla più potente, e l'utilizzo e i possibili utilizzi che si possono fare se ne hanno. Quindi iniziamo subito con la prima creatura della serie, il dodo. Ed ecco qui il protagonista del nostro video. Allora, dodo. Prima cosa, dove si trova il dodo? Allora, il dodo è una delle creature più comuni dell'intera isola. Dell'intera isola o comunque dell'intero gioco, di tutte le isole. E si trova fondamentalmente ovunque. Si trova molto comunemente ovunque sulle spiagge. Ed è una creatura basilare per fondamentalmente qualunque nuovo sopravvissuto. Quindi si trova davvero ovunque, letteralmente ovunque, nelle foreste, a volte non tanto sulle montagne, ma in generale, se volete trovare dei dodo sulla spiaggia, è pieno. Quindi procediamo col vedere come si doma. Il dodo è la creatura più facile da domare dell'intero gioco. È una semplicissima doma da knockout, ovvero va fatto addormentare. E se è soprattutto di livello basso, lo si può anche semplicemente tirare giù a pugni. Ma nel caso vogliate essere più efficienti, un paio di botte in testa, ecco, infatti, sono più che sufficienti. Dopodiché gli si mettono le sue bacche e in tempo zero sarà a vostra completa disposizione. Ah, nel caso ve lo stiate chiedendo, sì, sono sul mio gioco single player. Ecco, vedete? È già al 22%, ha bisogno giusto di... Adesso sto giocando a impostazioni di doma normali, ma bastano giusto un paio di narcobacche per tenerlo giù. Nel caso siate su un server con le impostazioni aumentate, è ancora più semplice utilizzare domarlo, perché bastano letteralmente una manciata di bacche senza neanche utilizzare narcobacche, ed ecco qua che avremo un dodo a disposizione. Allora, utilità. A cosa servono i dodo? Allora, tra l'altro, benvenuti nella mia base single player di dimostrazione. Allora, i dodo servono fondamentalmente per due cose: compagnia e cibo. Cibo come? Semplicemente, se li si ammazza, danno una buona quantità di cibo, ma a quel punto non conviene farlo con quelli domati. Se sono domati, le femmine, che è l'unica che ho, è questa qua, ogni volta che fa cacchina ha un 12% di possibilità di fare un uovo. Ovviamente la probabilità aumenta se ci sono anche dei maschi. Questo è diverso da tutte le altre creature del gioco. Ciò vuol dire che i dodo sono le creature che fanno fanno più uova in assoluto. Sono in pratica le galline del gioco. Tutte le altre creature hanno una possibilità di fare un uovo ogni tot tempo. Se non sbaglio è ogni mezz'oretta, che diventa ogni 15 minuti se hai un maschio nei paraggi o qualcosa di simile. I numeri sono tutt'altro che certi. E le uova di dinosauro, o di creatura, in questo caso di dodo, danno anche una buona quantità di cibo. Ne danno tipo 90, se non sbaglio, quindi un uovo o due ti saziano completamente. L'unica pecca è che pesano un po'. Ma l'altro utilizzo è che le uova di dodo servono a fare le crocchette.
Le crocchette basilari, ovvero quelle che servono a domare dodo, dilofosauri, parasauri e altre creature basilari, proprio di basso, basso, basso rango, ora vi do l'elenco completo, e servono soltanto per queste creature base e come cibo per i Daedon, ma quello è un altro discorso. Comunque, questa è la ricetta per le crocchette basiche. Uovo di dodo o di un'altra creatura piccola. Tintobacche, migliorbacche, giallbacche, fibra e carne cotta. Va bene anche di pesce e di essiccata, se non sbaglio. Comunque, a questo punto accendiamo e verifichiamo che come si può dire? Funziona. Infatti, eccole qua, le crocchette basilari. Sono utilizzate per dilofosauri, dodo, i kairuku, le scimmie, i parasauri e i fiomia. Quindi anche a livelli molto bassi sono molto utili perché ti permettono di domare velocemente svariate creature, tra cui altri dodo. E fare quindi il primo esercito basilare o quantomeno prendere le prime creature di utilizzo. Inoltre, per quanto si muovano molto lentamente, in compenso nuotano alla velocità della luce, i dodo hanno anche statistiche davvero, 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 davvero basse. Questo è un livello 80 e ha poco più di 160 punti vita, per un 300% d'attacco. Ma resta il fatto che, visto che sono così facili da domare, in numero sono, diciamo che possono essere utili come distrazione. E possono difendersi da cose piccole come dilofosauri e compi, ma niente di più. Inoltre, teneteli ben lontani dagli ittiorniti, dai gabbiani, perché scendono in picchiata, li prendono, se li portano per aria e se li mangiano, punto. Non è proprio una cosa molto molto bella utile. Un altro motivo per cui sono utili come fonte di cibo è che fanno tante uova molto velocemente e si accoppiano molto velocemente. Infatti, guardate, è già quasi al 10% di accoppiamento, sono passati pochissimi secondi. E qua le crocchette sono finite. Queste durano un sacco. E sono assolutamente fantastiche per domare le creature. Quelle basilari, certo, ma quando sei di livello basso e hai a disposizione solamente la cucina da campo e qualche dodo, è sicuramente una cosa molto più semplice e soprattutto ti permette di risparmiare molto narcotico e molte narcobacche, che ripeto, specialmente ai livelli bassi, sono molto, molto, molto difficili da prendere. E adesso aspettiamo un attimo che faccia il suo ovetto e vi faccio vedere anche che è estremamente facile da incubare l'uovo di dodo. Perché? Perché ha un range di temperatura in cui si può schiudere altissimo e si schiude in davvero pochissimo tempo e anche il cucciolo cresce molto velocemente. Ma la cosa migliore che potete fare è uccidere subito il cucciolo per ottenere carne pregiata. Anzi, già che ho la modalità creativa attiva, prepariamoci. Eccolo qua, ovetto. E in questo caso è troppo freddo, ma perché ci sono 12 gradi, quello è troppo freddo anche per il dodo. E
qua adesso che è mezzogiorno, ci sono 17 gradi e fa ancora troppo freddo? Aspetta un attimo. Ecco, ora non c'è più il problema di pioggia. E comunque basta. Ecco fatto, vedete? Maledetta pioggia. Comunque basta addirittura un solo campo da fuoco per far iniziare a incubare l'uovo. Vedete, in 5 minuti arriverà il cucciolino, che poi, come tutti i cuccioli, potrà essere tranquillamente ucciso e poi recuperato e poi preso a picconate o mangiato quel che è per ottenere carne pregiata, che ai livelli bassi è davvero difficile da ottenere. Solo fate attenzione che come tutte le creature anche il dodo ha un bisogno di un tempo di accoppiamento, anche se è il più basso di tutte le creature del gioco. Questo tempo di accoppiamento è tutto e si può ridurre sia nelle impostazioni del server sia in altri metodi, per esempio utilizzando un oviraptor, ma quello ne parlerò più in dettaglio quando farò l'oviraptor. E comunque sì, fondamentalmente questo è il sunto della questione. Il dodo è la basilare e principale fonte di cibo e di carne per i sopravvissuti all'inizio del gioco. Quindi prendete, andate, domatene tanti, teneteveli, accuditeli e soprattutto sfruttateli bene, perché la possibilità di avere tante uova, sia da mangiare che da cucinare usando delle ricette, sia per le crocchette o anche semplicemente per avere una assurda quantità di carne da mangiarvi voi o dar da mangiare agli altri animali e simili, oltre che una possibile fonte di pelle e di carne pregiata rinnovabile, sono davvero un'ottima creatura e secondo me il 99% dei giocatori, almeno io consiglio, di domarne uno come prima cosa. Anzi, anche perché il 99% di tutti i giocatori, come prima cosa, ha domato un dodo. Detto questo piccolino si sta andando a incubare. Io vi saluto con il mio mini esercito di dodo e ci salutiamo alla prossima puntata. Ciao ciao!